È tutto pronto in casa Michela Fanini per l'edizione numero 24 del Giro della Toscana Internazionale Femminile. La corsa a tappe, una delle più importanti e prestigiose d'Europa, si svolgerà dal 6 all'8 settembre. Ci sarà un prologo a cronometro, la consueta passerella di Campi Bisenzio in provincia di Firenze, e due tappe in linea. La prima in Lucchesia, Segromigno Piano, nervosa e di media difficoltà. La seconda più impegnativa, con un percorso pieno di saliscendi. A proposito dell'ultimo giorno, la frazione finale è cambiata rispetto agli altri anni, confermata la partenza ufficiosa dallo splendido scenario delle mura urbane di Lucca, e quello ufficiale da Capanno, riteatro dell'arrivo questa volta, sarà invece la suggestiva piazza Mazzini a Pescia, un epilogo che arriverà dopo i tre strappi di Segromigno Monte, la dura erta di Valgiano e la full immersion nella Valle dei Fiori e l'impennata di Uzzano a soli 5 km dall'arrivo. Già deciso il campo dei partenti, con ben 25 squadre iscritte, di cui 5 straniere, 170 atlete al via e 31 nazioni rappresentate, numeri record per la manifestazione. Sono molto contento per la straordinaria partecipazione, ha sottolineato Patron Brunello Fanini, segno questo che la gara e l'organizzazione sono più che apprezzate. Rese note anche le maglie in palio, la maglia rosa, la leader della classifica generale, la ciclamino della classifica punti, l'azzurra dei traguardi volanti, la verde per la miglior scalatrice, la bianca la giovane più in gamba, alla vincitrice di tappa andrà l'arancia, la migliore italiana la nera, all'atleta più elegante, la maglia fantasia Barcatelli è la più generosa. Il Giro della Toscana, che è interamente dedicato all'indimenticabile Michela Fanini, verrà presentato a Pescia alla fine di agosto.